Parade è una fondazione che è stata creata nel 1996 da un clown francese, Milou Doukili. L'obiettivo è quello del reinserimento sociale dei bambini, giovani adulti che vivono sulle strade di Bucarest. D'inverno sotto nelle gallerie sotterranee dove passano le tubature dell'acqua calda, d'estate nelle case abbandonate, nei parchi, eccetera. È conosciuta per la parte artistica, essendo stata creata da un clown, la parte di circo, le attività circensi sono rimaste nel DNA della fondazione, anche se il grosso del lavoro è lavoro sociale, programmi di inserimento al lavoro, programmi sanitari, eccetera. È un programma di calcio che svolgiamo insieme ad Intercampus, che è il braccio sociale, diciamo, dell'Inter, la squadra di calcio di Milano. A livello storico il rapporto tra il paese non è tra quelli più in cui la cultura circense è più sviluppata, tanto che per esempio a Bucarest c'è un solo circo, che è il circo di Stato. Dopodiché non ci sono scuole di circo, tanto che una delle idee di Parada sarebbe invece quella di creare proprio una scuola di circo aperta alla città di Bucarest. Questo che vedi è il centro diurno di Parada, anche se poi il grosso del lavoro è fatto sulla strada con le unità mobili, l'intervento nelle comunità. Io sono arrivato a Bucarest per caso. Così come per caso direi ho cominciato a fare lavoro sociale. E rientravo da Londra, dove avevo trascorso un periodo di qualche mese, e un mio collega di università mi diceva che una cooperativa di Milano stava cercando un educatore che parlasse inglese. Io non ero educatore, però parlavo inglese. Per cui ho fatto il colloquio e mi hanno assunto. Questa ONG gestiva un progetto a Kathmandu, un progetto del Ministero degli Affari Esteri italiano, un progetto sui bambini di strada. Mi hanno proposto di andare a Kathmandu come capo progetto, chiaramente ho accettato, e poi da lì sono rimasto nel lavoro sociale. A Bucarest, a Parada, la prima volta nel 99 per una conferenza internazionale dove ho presentato le nostre attività in Nepal per i bambini di strada, mi hanno, diciamo così, fregato proponendomi Bucarest per 3 mesi, sono qui da 18 anni. Bucarest è una città che in questi 20 anni, almeno da quanto ci sono io, da questi 18 anni, ha avuto un cambiamento enorme. Poi nel tempo chiaramente ha vissuto varie fasi. Adesso siamo nella fase in cui è una città assolutamente normalizzata, direi europeizzata completamente, dove permangono ancora delle sacche, delle enclave di sottosviluppo, di disagio, eccetera, però il grosso della città, il centro, è oramai il centro come qualsiasi altra capitale europea. Questa è la sala del centro dove si fanno le attività artistiche. Sicuramente il fatto di essere italiano ha dei vantaggi dal punto di vista culturale e di come siamo percepiti in termini generali, nel senso che i romeni ci considerano comunque un popolo fratello per via della comunanza della lingua, il romeno e l'italiano sono molto simili, della stessa radice culturale europea latina, la discendenza dai romani, eccetera. Il sogno di Parada, quello che abbiamo, sarebbe quello di non essere più costretti a lavorare con la sofferenza dei bambini, perché vuol dire che loro non soffrono più, ma poter soltanto lavorare sui sorrisi, per cui poter produrre belli spettacoli artistici, ma non perché i ragazzi ne hanno bisogno, ma perché i ragazzi lo desiderano.